Ciao a tutti! L'ingresso in curva con questa moto è un po' particolare. Essendo una moto alta, avendo una sella abbastanza alta, confronto con le altre, è molto importante il baricentro. Cioè, di solito quando si entra in curva il classico errore che si fa è avere il culo appoggiato sulla sella, ma bensì è molto più consigliabile quando si entra in curva, ad esempio se si fa una curva a sinistra, avere più peso possibile sulla pedalina sinistra, quindi in basso, perché in questo modo abbassiamo il baricentro, che di solito il baricentro, se noi siamo seduti sulla sella, il nostro baricentro è qui. Se noi puntiamo il nostro peso sulla pedalina, il baricentro si sposta. Spostandosi il baricentro si ha molta più stabilità e sensibilità della moto in curva. Cioè, col classico, quando la moto per esempio parte dietro e te sei seduto sulla sella, da quel classico scodone che quasi quasi ti sembra di cadere, da quella sensazione spiacevole. Invece, avendo il baricentro basso, puntando il peso sulla pedalina e rimanendo dritto col busto, con un motard, la sensazione di scivolata in curva è molto più controllata e piacevole, ed anche in uscita, quando vai ad aprire il gas, dopo la leggera scivolatina del posteriore, è molto più fluida, è molto più fluida ed ha molto più sicurezza sull'anteriore, quella che ti toglie un po' di paura che l'anteriore possa scivolare, perché avendo il peso del baricentro basso si ha molto più controllo e quindi la moto rimane molto più stabile. Ciao, grazie a tutti.